Ben ritrovati cari amici e telespettatori, un saluto a voi tutti che ci seguite da casa e un saluto agli illustri ospiti di questa nostra puntata odierna. Eccoci dunque in compagnia della riflessione sulla fede e delle domande da rivolgere alla fede, grazie alla sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale che produce questo nostro programma. Ricominciare. Ripartire. Sono settimane che sentiamo pronunciare queste parole d'ordine, ma per andare dove e soprattutto da dove ripartire? Il lockdown è ormai alle spalle, eppure la quarantena non è solo un ricordo, la lotta è ancora accesa, la guerra è lungi dall'essere vinta, è sui corpi, sui volti. Portiamo i segni delle battaglie di ieri. Guanti, mascherine, visiere sono in qualche modo le nuove cicatrici della società e ci ricordano che il nemico è ancora forte e si aggira tra noi. Se la tecnologia e i social media hanno abbattuto il distanziamento sociale, ora resta da fare i conti con il distanziamento fisico, un metro e mezzo, forse più. Nessun ritorno alla normalità, dunque almeno non a quella di prima. Eppure bisogna andare, bisogna partire, perché se nella vita hai scelto di servire Cristo in una condizione o nell'altra, la gente ha bisogno di te, perché ha bisogno di Lui. Perché se hai scelto questa vita non per convenienza, ma per vocazione, allora anche tu hai bisogno della gente, dell'incontro con le persone, perché è nei loro occhi che incontri quelli del tuo Signore, che si sia laici o ministri ordinati. Non v'è punto di partenza o di ripartenza più indicato della parrocchia. Approfondire il ruolo della parrocchia, soprattutto di quella che sarà o non sarà all'indomani della tempesta della pandemia, un domani già iniziato, sebbene la tempesta non sia ancora passata, è proprio una delle principali richieste pervenute alla nostra redazione da quando nel nostro piccolo abbiamo iniziato questo tentativo di portare la teologia sul piccolo schermo. E allora, quale modo migliore per ripartire dalla parrocchia se non parlandone con gli autori di un volume uscito per caso, non per scelta, proprio nei giorni della pandemia, è intitolato Per una parrocchia generativa. Un libro del Centro Liturgico Vincenziano di Roma che da diversi giorni è in cima alle classifiche di vendita della Libreria del Santo e che ha il merito di aver messo insieme punti di vista diversi di teologi, di vescovi, di parroci in un tentativo di riflessione per operare in senso profetico. Prima però di passare alla presentazione dei nostri prestigiosi ospiti odierni, vi invito ad ascoltare con noi il messaggio che per l'occasione ha voluto inviarci Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Siepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Nella parrocchia che si fonda poi sulla missionarietà di ogni cristiano che può assumere una dimensione dinamica all'interno di ogni comunità e quindi innanzitutto della parrocchia. La coscienza di avere un compito, di avere un mandato da Cristo, di annunciare il Vangelo a tutte le creature, diventa lo stimolo per cui noi ci sentiamo chiamati direttamente da Dio a portare questa parola di salvezza al mondo intero. È la coscienza della missionarietà, è la coscienza che può rinnovare la vita della Chiesa e quindi attraverso poi soprattutto l'azione pratica di ogni parrocchia. E ringraziando di vero cuore Sua Eminenza per queste parole profonde, vengo a presentare gli ospiti partendo da quelli che oggi mi saranno in qualche modo più vicini in un certo senso, perché in dialogo con loro e in loro compagnia farò partire le domande e le sollecitazioni dirette agli altri ospiti. Saluto dunque i due curatori del libro, Carmine Matarazzo, direttore dell'Istituto di Scienze Pastorali, e padre Salvatore Farì, parroco missionario vincenziano, ben trovati. Buongiorno. Salve a tutti, salve ai nostri ospiti e a tutti gli ascoltatori.
Vi invito a staccare l'audio quando non state parlando perché sentiamo un leggero ritorno che è un po' fastidioso. E adesso vengo a presentare un altro ospite, ordinario di catechetica missionaria alla Pontificia Università Urbaniana, nonché rinomato esperto di studi sulla parrocchia, sulla catechetica e sulla comunicazione religiosa. Do il benvenuto al professor Luciano Meddi. Grazie, grazie dell'invito. Salve, salve a tutti. Parroco, docente di teologia pastorale alla sezione San Tommaso d'Aquino, esperto saggista, autore di innumerevoli pubblicazioni, non avrebbe bisogno di presentazioni, Monsignor Gennaro Matino. Buongiorno a tutti e agli amici che trovo qui. Un grande abbraccio. Arcivescovo, missionario vincenziano, vescovo emerito di Nola, ma soprattutto attento osservatore e lettore dei cambiamenti socioculturali e religiosi della nostra epoca. Do il benvenuto a Monsignor Beniamino De Palma, che tra le altre cose è anche autore della postfazione di questo interessante volume. Buongiorno, Eccellenza. Buongiorno, grazie a voi, un saluto affettuoso per tutti. La vediamo un po' fuori inquadratura, ma recupereremo nel corso della registrazione. Bene. E dulcis in fundo, saluto il nostro padrone di casa, il decano della sezione San Tommaso d'Aquino, Don Francesco Asti, autore di un contributo all'interno di questo libro, e chiedo proprio a lui una riflessione introduttiva per dare il via al dibattito della puntata odierna. Benvenuto, Don Francesco. Salve a tutti, Prego, lascio a salve lei ai la nostri parola amici. per la riflessione introduttiva. Il testo che presentiamo è un'esperienza comune perché anch'io sono parroco, come Gennaro Matino, siamo parroci della stessa zona insieme con Salvatore Farì. Quindi è un'esperienza condivisa di un territorio particolare come quello di Chiaia Posillipo. Ma particolarmente ho scritto un contributo sulla spiritualità nella parrocchia perché penso che questa realtà territoriale non è passata di moda e ancora di più oggi, quando abbiamo visto sia in streaming e in presenza il desiderio dei nostri amici, delle nostre amiche della parrocchia di riunirsi, il senso della comunità che per un certo periodo è stato trasformato in streaming, adesso invece si avverte la necessità di incontrarsi. Allora la parrocchia come luogo di relazioni, come crescita comune, come realtà innestata in un territorio ben organizzato. Faccio riferimento, ma come gli altri parroci presenti e teologi, abbiamo potuto constatare come la parrocchia sia stato il centro anche della realtà più forte come quella della carità e quindi l'aiuto a quei bisognosi della nostra diocesi. Insomma, la parrocchia attualmente ricopre ancora un ruolo importante, riesce ancora una volta a soddisfare le esigenze di tanti del nostro tempo. Ringrazio tutti per la presenza e per il contributo teologico, spirituale e pastorale che si darà in questa trasmissione. Ringraziamo e salutiamo Don Francesco Asti per questo suo intervento profondo che ha messo in luce subito alcune questioni fondamentali nell'ambito della tematica che tratteremo oggi. Abbiamo visto infatti emergere dalle sue parole una denuncia in qualche modo di un certo sbandamento in relazione alla vita della comunità in questo momento di crisi. Ed è su queste note che chiedo a Carmine Matarazzo di formulare un interrogativo per Luciano Meddi. Bene, professore Meddi non ha bisogno di presentazioni, in merito lo facciamo per il grande pubblico, nel senso che il professore Meddi, oltre a onorarci della sua amicizia, ha insegnato anche
alla nostra facoltà teologica, no? Sezione San Tommaso, e quanto ha dato anche di contributo nel settore della catechetica. Lui è stato anche presidente animatore dell'AICA, cioè l'Associazione Italiana dei Catecheti. Quindi a lui vorrei domandare, anche per la sua esperienza di parroco, ecco, parroco ormai ordinario da anni alla Pontificia Università Urbaniana, come Michele Giustiniani ha detto, e come in questo momento la parrocchia rimane, più che sperare che rimanga, come rimane in primo luogo la comunità, perché superiamo le barriere architettoniche, quindi parliamo di parrocchia come comunità, e la comunità è il primo luogo di evangelizzazione. Primo luogo di evangelizzazione anche in questo tempo di Covid-19, professore Meddi. Grazie per questo invito, per questa domanda. Sì, credo che possiamo giustamente dire parrocchia tornata ad essere primo luogo di evangelizzazione, e speriamo di un'evangelizzazione generativa. Sì, sembra quasi che la profezia di Hervé Léger, la fine della civiltà parrocchiale, in qualche modo si stia diminuendo, stia tornando meno. Perché? Perché la parrocchia è di fatto il luogo ecclesiale più visibile, perché è inserito nella memoria di tutti. Voglio dire, anche qui vicino a me, le persone che hanno avuto bisogno si sono rivolte immediatamente alla parrocchia, perché tutti conoscono il ruolo della parrocchia. Probabilmente è tornata ad essere una stazione missionaria, dove si va, poi si torna. Certamente questo si può dire, sì. Da questo si può anche dire che possa rinascere una nuova forma del principio parrocchiale? E probabilmente è vero anche questo. Ho notato innanzitutto come ci sia stato un recupero del ruolo del parroco. Il parroco è tornato ad essere una figura decisiva. È rinata, si è riformulata una nuova simbolicità, una nuova visibilità della parrocchia stessa. Tuttavia, ecco, avverto come mutazione, non voglio dare un giudizio, avverto due elementi che forse saranno oggetto di riflessione in futuro. Da una parte, questo principio parrocchiale, questo ruolo della parrocchia, attraverso una nuova bipolarità, e cioè se prima la parrocchia significava catechismo, adesso la parrocchia significa più predicazione, il parroco che in streaming ha detto la messa, più predicazione che liturgia. Sicuramente il ruolo della parrocchia Caritas ha preso un grande sopravvento. Abbiamo sentito dal professor Meddi che la parrocchia quindi conserva ancora la sua importanza, ma è chiamata a delle sfide. Sulla scia di questo discorso, che poi riprenderemo con Luciano Meddi, chiedo a padre Salvatore Farì di proporre una domanda a Monsignor De Palma. Nel nostro testo abbiamo ripercorso l'esperienza pastorale parrocchiale del nostro fondatore Vincenzo De Paoli, il quale ha vissuto due esperienze molto forti, a Clichy e a Châtillon-les-Dombes. E in queste due esperienze pastorali, parrocchiali, San Vincenzo ha saputo armonizzare bene l'evangelizzazione e il servizio ai poveri, l'evangelizzazione e l'incontro con la gente. E Vincenzo De Paoli, parlando alle figlie della carità, diceva a proposito dell'incontro con il povero, dell'incontro con la gente: credo che neanche il Papa è così felice come sono io, in mezzo ai poveri, in mezzo alla gente. Allora chiedo al mio confratello, padre Beniamino, di illustrarci, secondo lui, quali sono le sfide che possiamo cogliere oggi per le nostre parrocchie, guardando proprio l'esperienza del nostro fondatore Vincenzo De Paoli. Riferendomi a Luciano Meddi, la civiltà parrocchiale non è finita. Dopo questa pandemia dobbiamo immaginare un nuovo modo di essere parrocchia. Dobbiamo costruire la nuova parrocchia. Ponendomi alla scuola di San Vincenzo di Paoli,
San Vincenzo è arrivato in parrocchia senza nessuna preparazione sul campo, in un momento di grande crisi. È stata la parrocchia che ha modificato la visione del ministero di San Vincenzo di Paoli. È stato il contatto con la realtà, è stato il contatto con la gente, è stato l'ascolto dei bisogni del popolo che hanno fatto di Vincenzo di Paoli un parroco eccezionale per quei tempi. San Vincenzo diceva un'espressione: il povero popolo si danna e soffre perché non c'è nessuno che l'aiuti. San Vincenzo di Paoli ha intuito che nel popolo c'è un desiderio, c'è un bisogno di verità e un bisogno di dignità. Questo gliel'ha insegnato il popolo della campagna. Nel mondo di oggi, in un mondo che ci sembra difficile, indifferente, c'è una grande invocazione, c'è una grande invocazione. La stessa invocazione del Macedone che diceva a Paolo: passa da noi e aiutaci. Su queste parole di Paolo io interrompo un attimo per una breve pausa pubblicitaria, al termine della quale riprenderemo la nostra conversazione. Ed eccoci ritornati e riprendiamo le nostre riflessioni sulla parrocchia, il suo ruolo, sui modi d'essere e di fare parrocchia, riflessioni che oggi ci vedranno impegnati per un po' più di tempo del solito, proprio perché è, come dicevamo, una puntata di approfondimento su un tema che voi stessi da casa in qualche modo ci avete proposto e ci avete chiesto di scandagliare più a fondo. Professor Matarazzo, a lei la parola per far partire delle riflessioni e delle domande a Don Gennaro Matino. Grazie Michele, grazie per questi spunti già molto interessanti, anche se dati a pillole. E ovvero, da un lato la parrocchia ritorna al centro di missione, di evangelizzazione, ritorna ad essere centrata intorno al bisogno della comunità, della carità, della liturgia. E abbiamo sentito anche da Padre Beniamino De Palma come l'esperienza storica di San Vincenzo è stata fondamentale per l'annuncio della carità nella vita di servizio. E oggi domanderei al professore Matino, che tra l'altro è anche un noto autore di saggi sulla parrocchia, se la parrocchia oggi è fonte d'acqua o è pozzo secco, ovvero quale parrocchia oggi nel tempo della pandemia? Prego, Don Gennaro, e grazie ancora per il tuo contributo. Io ringrazio te, Carmine, e tutti gli amici che ritrovo qui in videoconferenza. E permettimi di salutare tutti i video ascoltatori. Credo che questo tema, che può sembrare così lontano, no, da quelli che vivono il quotidiano, invece sia un tema straordinariamente quotidiano, invece attivo, anche con la coincidenza non voluta del testo che voi avete curato e che in qualche maniera ripropone la straordinaria vicenda di una parrocchia che, per quanto si sia detto anche nel passato, non si è mai spenta, non si è mai conclusa, non ha mai tradito la presenza. La modalità della presenza, certo, in qualche maniera è stata più spenta, è stata più vivace, ora in un luogo o un altro, ma non ha mai spento il suo ruolo. Anzi, per quanto mi riguarda, la Chiesa universale funziona se funziona la parrocchia sotto casa della gente. E se funziona la parrocchia e riesce ad essere all'altezza del destino, della parola e della carità che deve testimoniare, è la Chiesa che funziona. La Chiesa universale è uno straordinario concetto che vive là dove però vive la gente, e la gente vive nel territorio che le è proprio, e quindi la parrocchia, e quindi il parroco, e quindi la comunità. Ora, se questa parrocchia in questo momento, dalle voci che abbiamo sentito prima di Luciano, di Beniamino, è in qualche maniera provocata ad essere più attenta ad una vicenda che le riguarda, perché riguarda la sua gente, e cioè il virus, il coronavirus, la pandemia, io farei una provocazione. D'altronde nel mio essere che nascono le provocazioni.
vocazioni. Se la Chiesa in questo momento è stata ed è all'altezza di questa esperienza, perché non si può risolvere il ruolo di una Chiesa e anche quello di una parrocchia nella sua espressione in streaming o nei pacchi ai poveri. A proposito dello streaming, io ne approfitto per chiedere al professor Meddi se la catechesi in qualche modo ha aiutato il battezzato a superare questo pericolo del ritualismo delle liturgie proposte attraverso il web. Ok, forse più che la catechesi, la predicazione, perché in questo periodo, tranne piccole esperienze di catechesi online, prevalente è stato il momento della formazione attraverso la predicazione liturgica, che può accadere nel ritualismo. Io ho visto, anche seguendo Papa Francesco nel bellissimo intervento del 27 marzo, ho visto che si può delineare quasi un modello di catechesi e di predicazione che aiuti a superare il formalismo, l'estrincecismo, cioè il fatto di rimanere soltanto parola esterna, e quindi anche una forma di ritualismo. Un itinerario che direi brevemente in tre passaggi. Innanzitutto la catechesi, ma anche la predicazione, appena può, deve far parlare il destinatario e far emergere le emozioni che il destinatario ha vissuto, perché stanno condizionando non soltanto la psicologia quotidiana, ma anche l'esperienza religiosa, le emozioni, le prime sensazioni. Dopo questo primo momento, la catechesi aiuta, fa crescere il battezzato, andando a cercare di comprendere le rappresentazioni di Dio che in questo periodo sono emerse consciamente, inconsciamente, come desiderio, come paura, eccetera, per arrivare finalmente al terzo momento, il più significativo, che è quello dell'incontro con l'esperienza di Gesù. Gesù, ci dice la lettera agli Ebrei, imparò da quello che patì e divenne strumento di salvezza attraverso l'esperienza, la comprensione profonda dell'esperienza che Gesù aveva condotto. Ecco, un itinerario, un protocollo, un modo di impostare la riflessione nella predicazione, nella catechesi, che davvero aiuti il destinatario, persona, gruppi, a metabolizzare, a comprendere ciò che è avvenuto e a scoprire dentro la presenza di Dio e del suo spirito. Ricollegandoci a questo discorso, padre Salvatore Farì, ci può spiegare un po' qual è lo scopo di questo libro dedicato alla parrocchia? E la invito anche a coinvolgere in questa risposta Monsignor De Palma. Per una parrocchia generativa. Siamo consapevoli che si è generativi nel momento in cui si pensa agli altri. Qui una pastorale è, direi tra virgolette, sbilanciata, ecco, verso gli altri, a partire proprio dal territorio. La parrocchia è incarnata nel territorio, deve impostare la pastorale a partire dal territorio. A questo proposito vorrei chiedere a padre Beniamino, vescovo, e quali criteri un vescovo può o deve seguire per affidare una parrocchia, quindi in un determinato territorio, ad un presbitero? L'assegnazione di una parrocchia a un territorio non può essere un fatto giuridico, non può essere un fatto amministrativo per occupare un posto. Richiede discernimento della persona adatta per un determinato territorio. Non è la sopravvivenza di una struttura o di un edificio, è il servizio ad una comunità. La prima qualità per affidare una parrocchia a un presbitero, la sua capacità di ascoltare il territorio, di medesimarsi col territorio, di intuire i bisogni del territorio, le esigenze del territorio, perché la parrocchia non ha un territorio, è territorio. Soltanto un prete che è in grado di intuire le domande che vengono dal basso poi può rendersi strumento idoneo per annunziare il Vangelo. Non un parroco che si serve del territorio, ma un parroco che serve il territorio con tutte le capacità umane
di ascolto, di sguardo, di coinvolgimento, di compassione anche. Il grande cambiamento della parrocchia è quello di lasciarsi interrogare dal territorio e dalla realtà. Monsignor Matino, quali prospettive apre questa pubblicazione e anche il discorso che abbiamo sentito da Monsignor De Palma? Beh, credo che sia davvero la strada da seguire, soprattutto perché se la parrocchia incarna un territorio e quel territorio diventa forma della parrocchia, perché non c'è un territorio uguale all'altro e non c'è un luogo uguale all'altro, quella incarnazione che il Concilio Vaticano II parlava per i paesi missionari, ma in questo caso la parrocchia è missionaria, inculturazione, cioè entrare nello specifico di quella realtà per annunciare, presuppone che ogni parrocchia, in ragione e in comunione con le altre, con le linee che la diocesi può dare, deve inventare un sistema per quel territorio, un sistema di parole, di capacità di dialogo e di linguaggio. Vedete, permettetemi soltanto di fare una nota. Noi siamo in ritardo, certo, in qualche modo abbiamo supplito, abbiamo fatto supplenza anche in certa assenza anche della realtà politica statale, ed è per questo che i parroci in qualche modo finiscono per diventare protagonisti in quel territorio in assenza di altri. Lo abbiamo fatto pure prima del coronavirus, a maggior ragione durante il coronavirus, quando tutti tacevano e noi eravamo presenti. Ma il vero grosso problema oggi è che mentre tutti quanti stanno ragionando di futuro e di che cosa avverrà dopo questa pandemia, e tutti si stanno interrogando quale sarà la costruzione di questo mondo in ragione di questa provocazione che è arrivata dal coronavirus, noi che abbiamo ereditato la responsabilità della profezia, e cioè di campare di memoria, ma anche di futuro, il futuro lo stiamo facendo in qualche maniera tacere. E invece dovremmo interrogarci quale parrocchia per il futuro, quale chiesa per il futuro. E questo non può che essere fatto in ragione di un pensiero condiviso, come stiamo facendo oggi, provocati da questo libro, come stiamo facendo oggi per ragionare davvero come superare alcune forme. Ecco, per esempio, concludo, noi abbiamo proposto durante... Si dice che la domenica è giorno del Signore. Ok, benissimo. Venuto il coronavirus, la domenica giorno del Signore è stata per qualcuno che poteva avere lo streaming e per altri no. Ed è stata per celebrare un'Eucaristia piuttosto che no. Non abbiamo saputo in questo tempo di assenza dire come dovevamo consacrare la domenica giorno del Signore. E per cui, assente la celebrazione eucaristica, è finito il giorno del Signore. Ringrazio Monsignor Matino e siamo giunti alla nostra seconda pausa pubblicitaria. Tra pochi secondi ci rivedremo qui. Ed eccoci ritornati alle nostre riflessioni sulla parrocchia. Chiedo dunque al professor Luciano Meddi se la catechesi sostiene oggi l'elaborazione spirituale dei giorni che stiamo vivendo e quali sono gli errori da evitare. Certo, c'è un grande rischio, ma c'è anche una grande possibilità. Il grande rischio è che la catechesi, come la predicazione, tornino ad essere apologetiche, cioè si mettano in testa che devono difendere Dio dall'accusa della pandemia, oppure che la catechesi e la predicazione vogliono spingere a tornare tranquillamente nelle aule parrocchiali, oppure che si torni ad una catechesi come predicazione urlata, come in qualche caso abbiamo visto. Il rischio grande dall'altra parte o è apologetico, oppure che la catechesi e la predicazione siano psicologia come un'aspirina per calmare quello che sta succedendo. Io credo invece che il principio attivo, la generatività delle comunità nasce quando si comprende che chi genera alla fede e alla speranza è Dio. Quindi una catechesi
parte, che essa è una predicazione in positivo, aiutano lo sviluppo spirituale quando aiutano a far comprendere che lo spirito non ci ha mai abbandonato in questi tempi. Tutti abbiamo ammirato dottori ed infermieri, tutti abbiamo sentito l'intuizione di voler fare qualche cosa, di imitarli, di fare come loro. Piccoli desideri, piccole attenzioni, piccole speranze, in questo atteggiamento si è presentato Dio. La catechesi e la predicazione servono la generatività di Dio proprio in questo modo, aiutando le persone a riscoprire la presenza dello Spirito. Professor Matarazzo, una battuta per Don Gennaro Matino. Deve attivare l'audio, professor Matarazzo. Hai parlato, Don Gennaro, di profezia. La profezia include l'impegno laicale come corresponsabilità, ovvero i laici come sono coinvolti in questa nuova funzione della profezia della parrocchia e della Chiesa. Finalmente ci poniamo il problema di come sono coinvolti, perché se è vero come è vero che il futuro di una parrocchia deve passare attraverso già un'intuizione che il Concilio Vaticano II aveva avuto e rilanciarla in maniera potente, e noi abbiamo compreso che da soli non andiamo da nessuna parte. E per quanto abbiamo detto che il ruolo dei laici è attivo e deve essere attivo all'interno della costruzione delle comunità parrocchiali, ci siamo resi conto ancora di più nel tempo del coronavirus che da soli non andiamo da nessuna parte. Ed è lì che bisogna ripartire per riorganizzare il futuro, nella nuova visione di parrocchia che deve tener conto di un passato profetico che è il Concilio Vaticano II, che in parte è stato attuato, ma che è ancora lontano dall'essere attuato. E allora il coronavirus ci spinge a quella riflessione, a fare in modo che quello che non avevamo fatto e che oggi è impellente e necessario farlo si realizzi. Chiudo. Se noi avessimo già in qualche maniera dato vita al sistema Concilio Vaticano II riguardo alla comunicazione, alla capacità di nuovi linguaggi, all'inculturazione della fede, noi ci saremmo già trovati pronti ad affrontare una sfida che certo non era prevista come quella del coronavirus, ma avremmo più usato mezzi che invece in qualche maniera abbiamo tralasciato. Sulla scia di questa riflessione voglio chiedere a Sua Eccellenza Monsignor De Palma voglio rivolgere a Sua Eccellenza una domanda che è quasi una richiesta di un bilancio, ecco. Rivitalizzare la comunità non facendo l'errore di identificare la parrocchia con l'edificio di culto, né riducendo la comunità al solo ruolo del presbitero. Ecco, com'è possibile questo, Eccellenza? Se avessimo imparato meglio il Vaticano II, avremmo vissuto questi giorni con più autenticità e molto meglio. Esatto. E molto meglio. Dobbiamo fare sì che gli slogan diventino gesti. Abbiamo parlato di famiglia da 50 anni, il soggetto della famiglia. Abbiamo parlato della responsabilità dei laici, abbiamo parlato del ministero della vita coniugale. Da questi slogan poteva venire fuori una eccezionale pastorale anche in tempo di coronavirus. Oggi è tempo di cambiare e il cambiamento avviene con un passaggio decisivo dal presbitero alla comunità. E nella comunità le famiglie e il soggetto adulto. La fede si trasmette non con i libri, non con l'insegnamento. La fede si trasmette con la testimonianza. È il testimone che fa venire il desiderio di incontrare Gesù Cristo e di credere in Gesù Cristo. Meno bambini, meno attenzione ai bambini, più attenzione alle famiglie e all'adulto. Questo è il futuro della Chiesa. Professor Matarazzo, un approfondimento le chiederei sull'insegnamento di Papa Francesco circa la parrocchia. Papa Francesco è un vulcano, ci viene questa immagine ovviamente dalla nostra terra napoletana, cioè Papa Francesco riesce ad essere così tanto propositivo da rinverdire
appunto il Vaticano II e a darlo ancora come meta da raggiungere. Questo per evitare evidentemente quello che finora è stato un pericolo, quello di aver celebrato come memoria storica il Vaticano II facendo spegnere la luce, la forza che il Vaticano II invece era e conteneva, come abbiamo sentito nelle parole dei nostri amici, una forza dirompente, di futuro, di profezia. E allora Papa Francesco ci ricorda il ruolo generativo della parrocchia, nel senso che la parrocchia, proprio perché è generata da Dio, e la capacità di poter ritornare ad essere comunità della fede, testimonia la fede, l'annuncia e la vive nella carità. E allora è chiaro che il Papa propone una novità all'interno della Chiesa universale, che è la novità di sempre, cioè l'annuncio di Cristo. Si dice in termine greco è kerygma, ritornare al primo annuncio. Quindi se veramente la comunità sa essere parte integrante della più grande comunità universale, sa fare il proprio ruolo lì dove vive, di dove è incarnata, senza dimenticare lo scopo fondamentale, quello di alimentare la fede con la missione. E non è facile, ovvio. L'abbiamo visto e lo stiamo vedendo in questi tempi in cui la barca è in tempesta. È evidente che lo stesso pontefice parla con tutti il linguaggio di tutti. E se è vero questo, riesce a spingere i cristiani e i battezzati ad essere discepoli missionari. Il Papa non ha una bacchetta magica, non ha ricette risolutive, per cui dice la fantasia dello Spirito Santo, la fantasia del Consolatore, è quello che può rigenerare la parrocchia e la può rinnovare, non nella struttura in quanto edificio, diceva anche il cardinale Crescenzio Sebe nella presentazione al volume per una parrocchia generativa, ma è nella capacità di rigenerare la missione, che è il vero senso perché la comunità cristiana esiste e soprattutto la Chiesa. Io ne approfitterei, visto che abbiamo il tempo, per ritornare su Padre Salvatore Farì e chiedergli il rapporto tra parrocchia e catechesi. Sì, nell'organizzazione del testo siamo stati animati insieme al professore Matarazzo dalla consapevolezza che la parrocchia non può assumere lo stile dell'urgenza, incentrando l'azione pastorale intorno a un programma, ma deve optare proprio per uno stile di evangelizzazione. Ecco, questa pastorale chierigmatica che deve necessariamente tradursi in una ecclesiologia di profezia, e per cui il parroco è chiamato così ad essere presenza che è trasformata, una presenza trasformata dalla parola che annuncia. Ecco, questo l'abbiamo ritenuto un elemento molto importante. Vorrei affidare le conclusioni di questo interessantissimo incontro al nostro padrone di casa, al decano della sezione San Tommaso d'Aquino, Don Francesco Asti. Vorrei innanzitutto ringraziare il direttore di Telepadre Pio, il dottor Stefano Campanella, perché ci ospita e desidera che la riflessione teologica sia alla portata di tutti e quindi i nostri linguaggi siano corrispondenti alle necessità del popolo di Dio. Ringrazio i presenti per le riflessioni proposte. Penso che riassumere tutto ciò che hanno proposto è un po' impossibile, però penso a tre espressioni. La prima, la parrocchia come missione. Evidentemente una chiesa è un'uscita, così come dice Papa Francesco, ha anche alle spalle una parrocchia in uscita e con tutte le strumentazioni attuali messe in campo nel periodo del Covid-19 abbiamo osservato come la parola di Dio non era incatenata, quindi nei momenti opportuni o inopportuni la parola di Dio è stata annunciata. Quindi la parrocchia in uscita che si interessa
ancora una volta di porre al centro la parola di Dio. Seconda espressione che mi viene dalle sollecitazioni ascoltate: la parrocchia è sempre una comunione di vocazioni. Non c'è la parrocchia del prete, non c'è la parrocchia del laico, ma c'è la comunione delle vocazioni. La terza riflessione è la profezia, quindi una parrocchia che si interroga sul domani tutti insieme, e quindi dare quella risposta importante ai laici che si interessano e che vivono la parrocchia, così come tutte nella Chiesa. Quindi non c'è un'elite, come dice il professor Meddi, ministeriale, ma c'è un popolo ministeriale che si esprime nei doni e nei carismi. Ringrazio tutti per la partecipazione e chiedo effettivamente che ciascuno di noi, noi siamo parroci prima ancora di teologi, possiamo realizzare nelle nostre parrocchie questo senso profondo della comunione nella comunità. Grazie. Grazie, grazie mille, decano. Purtroppo anche gli approfondimenti, sebbene durino un po' di più, hanno un termine. Noi lo abbiamo raggiunto, quindi ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio anch'io il direttore Campanella per la sua visione profetica. Spero che la riflessione abbia arricchito voi che, pur seguendoci da casa, in qualche modo siete qui insieme a noi, almeno quanto io mi sento arricchito al termine di ogni puntata. Vi do appuntamento a venerdì prossimo per un nuovo incontro con la teologia. Grazie a tutti.